noi da maggio 2012 fino a novembre 2012 in tenda. Sono andato fino a Cento di Ferrara, che una famiglia aveva risolto il problema, avevano avuto un'altra roulotte, ho preso questa roulotte e sono rimasto più di un anno ancora in questa roulotte. Poi adesso vivo, quattro persone in 25 metri quadri di container, e quando arrivano le bollette? Al minimo sono 300-400 euro. Questa è la mia suite mami, la chiamo così, perché è una delle roulotte più grandi che abbiamo qua. Io ci abito con i miei due cagnolini e questo è il mio alloggio dal 27 settembre 2012, perché prima era data a un'altra famiglia di Novi che gentilmente me l'ha passata. Invece il resto della famiglia in un'autorimessa? Un'autorimessa, papà e mamma lì con i loro amici. E cosa succede adesso? Vi vogliono tagliare ancora che cosa? Sì, adesso ci vogliono togliere i soldi dell'autonoma sistemazione. C'è rabbia, c'è scoraggiamento, come si è? Io dico sì, ho una situazione a casa mia, non ho bisogno di esaurimento. Si cerca di farsi forza. Dopo una vita di lavoro, signora? A distanza di 3 anni ci sono ancora famiglie che aspettano di decidere cosa fare della propria casa. Crepe ancora sui palazzi? Sì, crepe ancora, macerie. E questo non per mancanza di volontà. No, noi vogliamo rientrare nella nostra casa. Ma se per gli emiliani la ricostruzione è bloccata, per gli immigrati ci sono hotel a 3 stelle che invece funzionano. Ecco, qui siamo a Formigine, un albergo, un hotel a 3 stelle che ospita attualmente soltanto immigrati. È uno dei tanti alberghi, uno dei tanti hotel o ville addirittura antiche che sono attualmente diventati centri di accoglienza per immigrati. Sono nigeriani e gambiani. Io come albergatore purtroppo questo per me è il lavoro. Per loro al giorno hanno praticamente un budget, cioè un pocket money al mese che è di circa 80 euro. Loro hanno praticamente mangiare, dormire, vestiti, sigarette, ricariche. Cosa posso commentare? La rabbia, sale la rabbia. Quando invece a noi ci sentiamo sempre dire che i soldi non ci sono, dobbiamo pagare le tasse e dobbiamo pagare l'IMU e adesso sembra che con l'anno prossimo dobbiamo anche pagare il mutuo di una casa inagibile, che è ancora più triste. Se la banca mi chiede il mutuo, io gli porto un mattone di casa mia.